Sapete, oggi riflettevo. Il Giovedì Santo, per certi versi, ha qualcosa in comune con la notte del Santo Natale. Un po' anche il modo con il quale noi stessi rientriamo in quel contesto, in qualche modo ci ripropone una sorta di tepore, di calori caldi, di luci. Anche questo dinanzi al quale oggi noi siamo, l'altare della riposizione, in qualche modo porta con sé quasi, ecco, il sapore di un presepio. Perché queste due notti hanno qualcosa in comune? Perché sono l'inizio e la fine dell'esperienza terrena di Gesù di Nazareth. Da quella notte, dalla notte di Natale, Gesù ha cominciato a sperimentare quello che tutte le persone sperimentano: il freddo, il caldo, la notte, l'orizzonte, la musica, i sapori, i cibi, i viaggi, la musica, l'amicizia, tutto quello che in qualche modo noi sperimentiamo nella vita tutti i giorni. E poi tutto questo in qualche modo si conclude in questa sua ultima notte. Il Venerdì Santo Gesù già riposa nel suo sepolcro. Anche il Natale non fu, a dire la verità, solo poesia. Ricordate che anche in quella notte Gesù, piccolino, perlomeno i suoi genitori, hanno vissuto già prove grandi. Non c'era per loro posto in una casa degna di questo nome. È nato in una grotta e già in qualche modo apparteneva a coloro che sono perseguitati, ha dovuto poi dopo scappare via con i suoi in una terra lontana. E anche questa notte, lo abbiamo ripetuto, abbiamo ascoltato questo passo del Vangelo di Marco e quella di Gesù, una notte molto profonda, segnata da tanta angoscia. Gesù la notte del giovedì la trascorre in carcere. Chi è stato in Terra Santa probabilmente ha potuto visitare anche questo luogo, a metà strada fra l'Orto degli Ulivi e le porte di Gerusalemme. Gesù ha sperimentato nella sua vita, assieme a tutte le cose che accennavo così molto minimamente, ha vissuto in pienezza comunque un valore che appartiene a tutti quanti noi, che lo riteniamo importante per la nostra esperienza, che è quello della libertà, la libertà. Gesù ha sperimentato, prima di tutto potremmo dire, ecco, molto brevemente, la libertà di nascere, e non era scontato. Questa libertà di Gesù l'ha difesa Maria in persona, prima di tutto, quando lei stessa si è esposta alla possibilità di un linciaggio morale ma anche fisico, perché ancora non era andata ad abitare con Giuseppe. Ed era molto strano che una donna promessa sposa si ritrovasse già gravida. È stato questo diritto di nascere un diritto difeso da Maria e poi chiaramente da Giuseppe stesso. Gesù ha avuto la possibilità di vivere la sua libertà anche di crescere, e i suoi genitori ancora una volta, da piccolino, come vi accennavo prima, perché questo potesse avvenire, hanno dovuto abbandonare la loro terra e recarsi in Egitto. Sono stati emigranti, anche loro. E poi ancora Gesù ha vissuto anche la libertà, in qualche modo potremmo dire, di essere se stesso. Mi riferisco in modo particolare ad un passaggio. Sapete, quando Gesù, assieme ai suoi genitori, ai suoi parenti, è andato a Gerusalemme, dove ogni anno, secondo quello che il Vangelo ci dice, si recavano per adempiere, per celebrare la Pasqua. E lì Gesù improvvisamente non si ritrova poi nella carovana, nella strada di ritorno, e in qualche modo Gesù rivendica proprio con i suoi genitori la sua libertà di essere se stesso,
non sapete che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E Maria e Giuseppe capiscono che c'è un ambito oltre il quale anche loro, che sono i genitori, non possono andare. Ancora Gesù, soprattutto nel momento della sua vita pubblica, vive, manifesta la sua libertà di pensiero, di azione, nella sua capacità di parlare, di raccontare i misteri del Regno dei Cieli, il volto misterioso e misericordioso di Dio Padre. E queste sue parole, i suoi gesti, ogni volta irritano sempre di più coloro che pensavano di essere in qualche modo i padroni di quei misteri, di coloro che ritenevano di avere le chiavi del Regno dei Cieli. E Gesù dice: non volete entrare voi e non lasciate entrare neppure gli altri. Ci sono parole molto forti, crude di Gesù, nei confronti di tutti coloro che pensavano di avere una sorta di monopolio e soprattutto sottraevano questo spirito di libertà del popolo stesso e di ogni uomo nella sua dignità di credente. E Gesù, per tutto questo, si ritrova la notte del giovedì in carcere. Potremmo dire umanamente è finita anche per lui. Difatti ha le ore contate. Anche lui si ritrova in trappola, in un vicolo chiuso. E penso che questa esperienza possa darci la possibilità in qualche modo questa sera, in questo luogo, di ripensare e fare nostra l'esperienza di tutti coloro, forse anche noi l'abbiamo vissuto in modo drammatico tutto questo, di tutti coloro che sperimentano umanamente che cosa significa ritrovarsi in queste condizioni. Ci sono persone che si sentono o che si ritrovano in trappola addirittura a casa loro, con il proprio marito, con la propria moglie, nel contesto nel quale vivono, che talvolta diventa un vero e proprio inferno. Ci sono persone che vivono questa esperienza, per esempio, nel mondo lavorativo, in tanti contesti, nei quali facciamo fatica a vivere, a respirare, a progettare un futuro nella libertà nostra personale. Ci sono persone che in qualche modo sono inseguiti dall'odio, da persone spietate. Pensate al fenomeno dell'usura, che è una cosa non lontanissima anche da noi. Pensate all'esperienza terribile di tante donne che vivono l'esperienza della tratta. Noi magari, talvolta ben pensanti, vediamo, sorridiamo, magari ci permettiamo di fare anche una battuta sopra e andiamo oltre, dinanzi ad esperienze vere e proprie di schiavitù, non altro. Non c'è proprio nulla da ridere. E poi, ecco, tante esperienze nelle quali anche in questi giorni stiamo cercando in qualche modo di farcene, se si può, una ragione. Persone chiuse nel sottoscala mentre fuori bombardano, o anche di giovani buttati in un campo di guerra senza nessun'altra opzione. Devono fare quello. Non sanno neppure il senso di tutto questo. Ecco, ripeto, quante persone, quanti si ritrovano quasi prigionieri di se stessi, della loro storia, per non parlare poi anche dell'esperienza, per esempio, può sembrare banale ma non lo è proprio per niente, della malattia, della sofferenza. Persone che fino alla settimana prima hanno lavorato, hanno vissuto, hanno progettato, e poi improvvisamente, dopo due referti medici, si ritrovano a letto incatenati, qualcuno che ti dice cosa farai domani, dopodomani, le terapie, e non sai come sei capitato in questo tipo di percorso, ti senti prigioniero. Ci sono esperienze che forse abbiamo vissuto anche noi, o comunque qualcuno delle persone che ci sono care. Ecco, tutto questo in qualche modo fa parte dell'esperienza che Gesù stesso ha fatto quella notte, quel giovedì santo. È lì, in carcere, anche lui. E che cosa, anche l'esperienza di Padre Pio può rivelarci. Abbiamo ascoltato questo passaggio bellissimo della corona di gloria, che rimanda alla regalità, alla vittoria. Eppure anche Padre Pio
se potesse, ci racconterebbe della sua prigionia, della sua esperienza. Forse non tutti mai abbiamo la possibilità di riflettere sul fatto che è vissuto per quasi 50 anni qui, ma da recluso, un po' era quasi ai domiciliari. Non sto parlando semplicemente degli anni proprio in cui è stato proprio chiuso veramente, addirittura non poteva neppure affacciarsi alla finestra, e tantissime altre cose, potremmo dire in qualche modo sotto gli occhi di tutti, 24 ore su 24, tutti sapevano quello che mangiava, quanto tempo riposava, con chi parlava, quanti minuti avrebbe dovuto celebrare la messa su questo altare o incontrare le persone nel confessionale. Sapete, uno degli ispettori di Padre Pio addirittura ha annotato che Padre Pio non era esattamente perfetto nel celebrare la messa. Lui, proprio Padre Pio, che è uno dei sacerdoti, potremmo dire, più noti e amati nel mondo intero, eppure qualcuno ha avuto da ridire anche su quello. Ha notato che non era perfetto nella sua gestualità, però l'ha un po' perdonato su questo, aggiungendo che probabilmente lo faceva più per ignoranza che per mancanza di rispetto per Nostro Signore, cose di questo genere. E Padre Pio chiaramente sentiva questi sguardi, sentiva questo cerchio, la sua vita stretta fra le polemiche, le cattiverie, le ingiurie, le mortificazioni. Eppure Padre Pio non ci ha mai dato la sensazione di essere veramente un prigioniero, una persona in carcere, una persona costretta. Perché Padre Pio ha vissuto e ha fatta sua la promessa che Gesù stesso aveva realizzato quel giovedì santo. Prima di entrare in quel carcere, Gesù aveva compiuto nella sua libertà un atto straordinario che ha cambiato la storia del mondo. Oggi abbiamo vissuto durante la messa in cena Domini il gesto della lavanda dei piedi, del servizio, e anche questo di per sé chiaramente è rivoluzionario. Non è schiavo ma servo per amore. Ma poi aggiunge qualcosa di più. Nel segno del pane e del vino fa la sua promessa all'umanità. Sarò con voi, una promessa che esplicita successivamente, ma che di fatto è lì. Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. È lì, la presenza, la presenza. Una presenza che non si estingue mai. Coloro che pensavano di sopprimere la sua vita, pensavano di sopprimere, di spegnere quel fuoco, quella vita, quell'esistenza. Ma Gesù è al di là di quella cattiveria e di quella volontà. E quella presenza, quella promessa fa di Gesù il Signore, il Kyrios. E tutti coloro che si cibano di quel pane avranno la vita eterna, cioè erediteranno quella dignità che fa di noi persone capaci di non avere paura di niente e di nessuno. E nessuno ci può fare schiavi, nessuno ci può incarcerare, nessuno ci può sopprimere, nulla, né la malattia, né le guerre, né la cattiveria, né l'odio. Noi siamo di più, e siamo di più grazie a questo pane, a Cristo stesso che è morto ed è risorto. Ed è colui che in qualche modo ci dà la possibilità, la forza di affrontare tutto e tutti. Questa è stata la signoria di Padre Pio, la sua regalità, la sua corona di gloria, nella quale ha sperimentato tutta la sua bellezza. Ecco perché su questo altare, in questa chiesetta, da tutto il mondo sono venuti, e per certi versi potremmo dire vengono ancora a guardarlo, ad ammirarlo. Lui c'è, è qui, che ancora sparge questo pane, dispensa il pane di Cristo, la sua presenza. Dispensa, potremmo dire, pezzi di paradiso. Dà quel coraggio che serve a tutti quanti noi per affrontare la vita, perché altrimenti il rischio più grande è che noi stessi veniamo seppelliti dal disgusto di tutta questa cattiveria, di questo mondo ingiusto che è intorno a noi.
Allora concludo così, fratelli e sorelle. Ognuno di noi vive, come dicevo prima, questa esperienza, potremmo dire in qualche modo forzata, un piccolo carcere. E Gesù domani uscirà da questo carcere e salirà liberamente la croce. Ecco, l'augurio che vorrei fare a ciascuno di voi è esattamente questo, che tutti quanti noi, quando usciremo dalle nostre esperienze, ne usciremo, il carcere è momentaneo, possiamo davvero, con gli occhi rivolti al Signore, con la fronte alta, con il viso alto, anche noi seguire questa via della croce. Con la forza del Signore possiamo sperimentare e dare la nostra prova di amore, e possiamo davvero sperimentare in questo, in qualche modo, anche un anticipo di paradiso. Io credo che Padre Pio ci sarà compagno di vita. Ecco, in questo momento abbiamo la possibilità, anche attraverso la televisione, di essere nelle case di tante persone, di tanti ammalati, di tante persone che vivono l'esperienza della tristezza. Ecco, siamo con voi. Padre Pio questa sera è con voi e vi porta il Santissimo Sacramento, vi porta la sua benedizione, vi porta questo coraggio che ci serve per andare sempre dritti verso la Pasqua che ci attende.